una tesi di un giovane medico ventenne di Basilea che nel 1688 propose di usare la parola nostalgia, una parola coniata, un neologismo clinico, nel momento in cui si allargava il lessico della clinica, propose di usare nostalgia da nostos e algos, nostos ritorno, algos dolore, dolore per un ritorno che non c'è, che non è possibile. Propose di usare questa parola invece della parola consueta nella medicina e nella comunicazione anche letteraria di lingua tedesca, che era Heimweh. Heimweh, la casa, quindi la presenza della casa. Ecco, questa tesi è pubblicata con il testo latino, con la traduzione fatta da Alessandro Serra, e andai a Basilea, nell'Università di Basilea, dove era in un fandome questa tesi. Tra l'altro era segnata, era seguita nelle ultime pagine da scritti, da manoscritti, epigrammi, aforismi, battute, canzonette, gli amici goliardi, come usava Tova, la tesi la si consegnava, ma con delle battute degli amici, e quindi ho ottenuto pure questa tesi. Attorno a questo ho cercato di costruire una piccola antologia di testi medici, perché la nostalgia nasce come malattia. È una malattia riconosciuta come tale nella modernità, 1688, dunque non possiamo dire che Ulisse, l'eroe del Nostos, era nostalgico per il semplice fatto che la parola nostalgia non esisteva. Certo, la componente del ritorno è fondamentale, tant'è che sono i cicli chiamati nostoi nel mondo greco. Dunque, malattia moderna, ma una malattia che poi viene riconosciuta via via nel tempo come sentimento e viene studiata un po' come malattia, un po' come sentimento. E quando avviene questo cambiamento? A che cosa è dovuto? E persiste ancora la condizione patologica all'interno del sentire? E mi interessava studiare questo, ma ho affidato la voce allo studio, diciamo, ho affidato al lettore queste voci diverse di autori che dal 600 fino al 900 hanno parlato di nostalgia. E nella nuova edizione ho aggiunto un saggio, Nostalgia e poesia. Ecco, dico subito una cosa, poi lascio la parola a Luigi Zoia. Questa parola nostalgia è interessante vederla anche proprio come parola dal punto di vista della storia della lingua, perché è una parola che da parola medica si diffonde in tutta Europa a partire dalla voce nostalgia, che nel supplemento dell'Enciclopedia di Diderot e d'Alembert scrive un medico svizzero, il barone Albert von Haller, sul finire del 1700. Quindi. E questa voce nostalgia, l'enciclopedia è diffusa in tutta Europa, e quindi la voce nostalgia francese viene poi riportata in varie lingue e arriva poi nel Novecento in alcuni paesi. In Italia il primo dizionario che porta la voce nostalgia è soltanto del 1921, dizionario, diciamo, di largo uso. Soltanto la Fusca la indica nel 1867. E quindi è una parola molto recente, diciamo, nella storia delle parole. E arriverà in Grecia soltanto nel Novecento, nostalgia. Quindi è una storia molto curiosa, va a sostituire via via nelle varie lingue parole precedenti, no? O si affianca a parole precedenti come rimpianto, come saudade per il portoghese. Poi su nostalgia e saudade le differenze, sarebbe interessante parlarne, e ricordo che su questo delle belle conversazioni che facevo con il mio amico e collega Antonio Tabucchi. Prego. Grazie. Sono veramente onorato, felice di conoscere l'autore di questo libro, di essere stato invitato a commentarlo, anche se la mia prima reazione era stata appunto scrivete a Borgna, che è più adatto, perché
ha passato la vita a rivalutare le componenti cosiddette patologiche, mostrandone l'aspetto creativo. Comunque è in generale il compito di chi, come me, si è formato alla psicologia di Jung, quindi non mi sottraggo a questo compito, no? Il compito di non installare la psicanalisi e la lettura psicologica all'interno di un modello medico che scinde con la sua mannaia tra sanità e patologia, ma considera la psiche come un tutt'uno e quindi anche queste zone come qualcosa che riguarda tutti e quindi ne contempla l'aspetto creativo, no? Verso dove andiamo noi. Jung chiama riduttivismo il ridurre tutta una malattia e poi fermarsi lì con le conseguenze a cascata che noi oggi vediamo, che poi ci vuole la pillola o comunque la terapia per eliminare il male. E se il male è la malinconia con una presenza di nostalgia e quindi di poesia, perché questi sentimenti disturbano la nostra produttività, ecco che siamo immediatamente e in modo estremamente diretto nel cuore dei cuori del cuore nero, delle mostruosità che può produrre l'uomo, ma che forse in modo particolare produce un mondo postmoderno, ipertecnologico. Un piccolo riferimento forse va fatto anche non solo alla geografia dell'anima, ma anche alla geografia esterna e alla storia a cui abbiamo già indirettamente fatto accenni, cioè quella che a noi sembra un centro bancario un po' noioso, Basilea, in realtà è uno dei cuori della modernità, proprio anche perché si situa in Svizzera, ma si situa all'incrocio con la Germania e la Francia, quindi con il centro anche attuale della cultura europea, e non è un caso che da lì vengano Bachofen, per dire qualcuno che con i suoi studi sulla grande madre, sull'Edipo, ha ispirato poi la psicanalisi e in particolare la visione di Jung, che procede di nuovo per archetipi prima ancora che per fenomeni individuali, e poi a cascata addirittura con rapporti diretti, no? Il grande Burka, alle cui lezioni assisteva Nietzsche, e ovviamente sappiamo che Nietzsche poi sta alla radice di tutta la psicanalisi, non solo molto direttamente di Jung, che lo cita tutto il tempo, ma anche di Freud, no? Questo, tra l'altro questo grande saggista tedesco-americano, Scholz, che nei suoi studi sulla modernità, che ormai non è più modernità, mitteleuropea, dove dedica molti analisi alla urbanistica dell'epoca della romantica, no? Quindi dell'epoca in cui la cultura di lingua tedesca avanza prepotentemente, prende il centro dello scenario europeo, dedica in realtà un vasto capitolo anche a Basilea come un tutt'uno. Insomma, come sappiamo poi a quei tempi c'erano meno frontiere di oggi, che in teoria c'è un'Europa comune. Quindi contro il riduttivismo, no? contro per lo studio delle diversità, ma contro l'etichettatura delle diversità come giusto da una parte e sbagliato dall'altra. E ovviamente di nuovo alludo sia alla nostra anima, alla nostra psiche, sia alla società. In che direzione vuole andare un certo stato della psiche? Questo ci insegnano
se ti formi alla psicanalisi junghiana, per esempio un esempio più banale che faccio sempre per distinguere tra il modello freudiano e quello junghiano è che Freud rimane comunque all'interno del vecchio modello medico con cause ed effetti, con meccanicismi e con patologie, per cui per esempio ci siamo dimenticati, considera ancora ai suoi tempi l'omosessualità come una patologia, finché negli anni 70 non viene cancellata, no? E dice il caso più banale, più evidente, il figlio unico di madre vedova rimane così attaccato, così onnipotente questa madre, che non vede altre donne. In una visione junghiana invece in cui la psiche o anima, che è lo stesso, non viene soltanto da qualcosa ma vuole andare, diremo semplicemente che la psiche vuole conoscere anche il maschile, quindi non avendone avuto esperienza, no? Si dirige. Quindi lo studio di tutti gli stati d'anima non solo come assenze di ragione ma come presenze di qualcos'altro, e in particolare come presenza di sentimenti. Ricordiamoci che Jung distingue quattro funzioni della psiche, no? Che sono pensiero, sentimento, intuizione e sensazione, e è ovvio e evidente a tutti che il pensiero razionale tende ad essere unilateralmente dominante e quindi i sentimenti vengono facilmente etichettati come patologie, non per una patologia del soggetto ma semplicemente per la unilateralità, per la patologia del mondo in cui il soggetto vive, no? E quindi molto spesso scorgiamo, cioè, studiando certi stati della psiche, non quello che poi purtroppo viene fuori, perché se vai dallo psichiatra alla fine e insisti ti farà anche una diagnosi, no? Come una malattia del corpo in cui puoi determinare quali sostanze mancano e ce ne vogliono altre. Solo che qua stiamo parlando di problemi che non nascono mai isolatamente, mentre una certa alterazione chimica d'effetto potrebbe nascere in uno stato anche isolato del soggetto, non per una carenza nell'aria o nell'alimentazione. I temi di cui parliamo, tipicamente la nostalgia, è in gran parte un prodotto della cultura e dei tempi e delle ispirazioni circostanti in cui ci si trova, e quindi dà delle indicazioni fondamentali non soltanto per il soggetto ma anche per la civiltà nel suo insieme. L'aspetto problematico e il rovescio di questa medaglia sta nel fatto che bisognerebbe cambiare probabilmente tutto l'ambiente circostante per ottenere dei veri risultati, e che le pastiglie facilmente servono soltanto a ottundere ciò che il soggetto è, a migliorare il suo modo di essere, no? Ecco, noi abbiamo per esempio una certa naturale velocità nelle nostre dinamiche psichiche, no? E la esistenza di questa virgolette normalità immediatamente dà luogo a una situazione, a una possibilità in sé piuttosto pericolosa, che ha la psicopatologia di etichettare quello che noi facciamo, e cioè se le situazioni essenziali nelle quali ci muoviamo sono sempre definibili in modo completo soltanto attraverso bipolarità, no? E questo è tipico della psicologia di Jung, in cui non c'è, che so io, l'archetipo del vecchio, ma c'è l'archetipo del puer e del senex, no? Che si comprendono quando visti per coppie. Nella psicopatologia si usa
si è andato usando sempre di più negli ultimi decenni, la bipolarità mania-depressione. E qui entriamo un'altra volta nella zona in cui ci muoviamo. Da una parte quindi sta la velocità eccessiva, la attività eccessiva, l'agitazione eccessiva del soggetto, per cui gli verranno dati certi tipi di medicinali per rallentarlo. Dall'altra invece stanno le attività troppo rallentate, no? La esitazione eccessiva prima di intervenire, che viene chiamata depressione. Ma se si va a vedere nei casi concreti, è molto difficile la distinzione tra quello che chiamiamo depressione e quello che chiamiamo invece con un termine non psicopatologico, malinconia. E di nuovo anche questo ha delle zone di sovrapposizione semantica con il nostro tema, la nostalgia. Il problema è che tra, devo partito, scusatemi di nuovo il richiamo a questo però semplicissimo schema che sicuramente tutti conoscono della mania e della depressione, il problema è che le definizioni ci dicono quali sono gli estremi come tali considerati patologici, perché il maniacale si muove troppo e quindi non combina più niente, perché avrà un'agenda in cui programma 100 cose per una giornata che può contenerne 4 o 5, e il depresso rinvia perché ha paura di non essere preparato. La psicopatologia ritiene che ci sia un ipotetico punto di equilibrio intermedio nella quale stiamo io, il professor Prete e tutti voi, ma teoricamente. In realtà tutto questo dipende anche dalla linea sulla quale viene situato questo punto intermedio che ipoteticamente chiamiamo equilibrio e normalità. E in realtà viene intuibile a tutti come questo equilibrio non esiste affatto, perché il mondo in cui ci muoviamo, adesso senza le luci non lo vedo, ma se qualcuno ha la barba bianca come me, sa cosa intendo, cioè tutto si muove più veloce. Vi dico una semplice banalità, ricordo, leggevo queste cose per via di un studio che ho fatto alla fine del secolo scorso, era circa mezzo secolo da quando esisteva la televisione in Italia ed erano stati fatti degli studi, perché la televisione, essendo un grosso meccanismo, mette in moto molti studi. Un minuto di televisione già quasi 20 anni fa, alla fine del secolo, conteneva il doppio di parole di quanto ne contenesse la televisione al suo nascere. Non è cambiata la lingua italiana, credo, no? O cambia la... Quindi evidentemente modulo, no? La rappresentazione della normalità è cambiato molto e tende a spostarsi sempre di più verso il polo maniacale. Con il risultato che quelli, che poveretti, quelli di noi che sono normali, che magari leggono un po' troppo poesia, soggetti pericolosissimi, pian piano vengono etichettati come depressi quando sono semplicemente persone che riflettono un po' di più, o per connotarle in altri modi, di nuovo sono malinconiche, sono nostalgiche, ma semplicemente se noi escludiamo tutta questa zona e pian piano la tagliamo sempre più fuori come patologica, dovremmo renderci conto di come dovremmo allora escludere la gran parte della musica e della poesia, per esempio, no? Che traggono ispirazione ovviamente non da tematiche razionali scientifiche, ma da stati d'animo, dal sentimento, e tipicamente dai sentimenti legati all'assenza e alla problematicità, solo più raramente da quelli di gioia e di esaltazione. Quindi il compito titanico è questo,
valutare e rivalutare e stare all'interno di quest'area per riscattarla dalla tendenza riduttiva, dalla tendenza patologizzante e negativa del mondo di oggi. Ripasserei la parola al professor Prete, ma avrei naturalmente ancora parecchie osservazioni. Sì, in effetti nella storia della nostalgia c'è questo problema, fin dove la condizione del nostalgico è una condizione di un rapporto con il tempo che non c'è più, che diventa un rapporto animato da immagini, da desideri di ritorno a quel tempo e anche da rappresentazione soggettiva di quel tempo, e dove invece questa rappresentazione diventa ossessiva, diventa talmente ossessiva da creare una condizione che proprio all'inizio dello studio della nostalgia veniva verificata, per esempio nei soldati, nei ragazzi soldati svizzeri, nasce così la nostalgia, proprio la parola nostalgia nasce con l'osservazione dei soldati svizzeri, appunto Basilea, ma i soldati che dagli Alpi Bernesi andavano presso guarnigioni straniere, no? Gli svizzeri mandavano i mercenari, e questi ragazzi erano sradicati dai villaggi alpini, dal loro paese, dal loro villaggio, dalla loro casa, e si trovavano in un altro mondo, un'altra lingua, un'altra cultura, e questo spaesamento provocava in alcuni questi sintomi che i medici militari descrivevano come morositas, per esempio, lentezza, appunto, la morositas, un segno della depressione, insomma, e la per vigilia, cioè l'insonnia, la astenia, cioè la mancanza di forza, di energia, quindi il rifiuto di svolgere il servizio militare, e l'anoressia, cioè proprio la disappetenza. Queste caratteristiche creavano dei problemi, perché ragazzi, si creò un grande dibattito proprio in Svizzera, nel quale alcuni medici, come più illuminati, come Tissot, dicevano: ma la questione è proprio del servizio militare, quindi poniamoci il problema se debba essere obbligatorio o no. E comunque questi ragazzi cadevano in stato di nostalgia quando ascoltavano un suono, la voce, un canto o un suono che modulava una canzone propria dei pastori che portavano gli animali negli stabili, le pecore, le mucche negli stabili al tramonto. Nei campi dell'area ginevrina era chiamato questo canto Rans de Vache. Ho avuto modo di ascoltare quando presentai la prima edizione del libro in Svizzera, fece la radio svizzera e anche la televisione, un documentario con interviste anche a Tonino Guerra e a Salovisti, o perché così una conversazione con me, e il gruppo che fece questo documentario andò a scovare ancora un luogo dove questa canzone, questo Rans de Vache, era cantato. E dunque la voce, questo è importante, perché il suono è l'ascolto che crea e scatena un'immaginazione, l'immaginazione di un prima, di un altrove, di un tempo perduto. E allora l'analisi è Rousseau, che è una pagina sulla nostalgia, sulla Invé, ancora si chiamava Invé, presso in Francia ancora, prima che uscisse la voce nostalgia nelle scopidì, Rousseau dice, parla di questo suono e dell'importanza della musica perché scateni questo stato di nostalgia. A un certo punto, però, già nel 1789, c'è una pagina molto bella e decisiva di Kant, del filosofo Kant, sulla Heimweh, sulla nostalgia. Kant dice: in realtà la questione è del tempo, del rapporto col tempo, perché quando sembra di avere nostalgia di un luogo, in realtà si ha nostalgia del tempo vissuto in un luogo, e quel tempo non torna più, perché il tempo è irreversibile. Dunque, quando torniamo in quel luogo dove siamo vissuti in un tempo, non troviamo più quel tempo, non troviamo più noi stessi come eravamo in quel tempo, non troviamo più neppure quel luogo, possiamo aggiungere noi, perché il luogo è cambiato. Dunque, conclude Kant, di ahimè, di nostalgia non si guarisce, bisogna prendere atto della distanza
e della irreversibilità del tempo. Dunque, con Kant la nostalgia acquista una consapevolezza, la riflessione della nostalgia di questo legame forte col tempo, ed è qui la chiave del rapporto tra nostalgia e poesia, perché la poesia ha come oggetto proprio e primo, direi, la relazione col tempo. No? La nostalgia e la poesia sono strettamente connesse, perché se vogliamo, dico subito, no? una parola, un'altra parola che è una parola chiave per Leopardi, ricordanza. La ricordanza, le ricordanze, uno dei campi leopardiano, ma già una riflessione dell'Osservatorio sulla ricordanza che torna più volte, la ricordanza è il ritorno, dice Leopardi, di un'immagine antica, un ritorno, una ripetizione, una ripercussione di un'immagine antica, che torna in un altro tempo, torna potentemente a occupare la mia mente in un altro tempo, torna a insediarsi nel mio tempo, e la poesia nasce da lì, secondo Leopardi, nasce da questa presenza, dal fatto che la poesia dà un accoglimento, dà una presenza a qualcosa che non c'è più. La poesia rappresenta, nel senso che rende presente qualcosa che il tempo ha fatto cenere, che il tempo, dice Leopardi, io fui, non è ricordanze. Ma questo io fui invece viene cancellato, viene accolto e cancellato nel nuovo tempo, che è il tempo della poesia, che è il ritmo, a caso la poesia è fondata sul ritmo, che è un tempo. Il tempo della poesia accoglie quel tempo irreversibile trasformandolo da un tempo che non c'è in un tempo nuovo. E questo è un movimento proprio, proprio della poesia. In questo senso la relazione poesia nostalgia è molto, molto forte. Ma già nel fine Seicento, primo Settecento, quando viene studiata la nostalgia, c'è un'attenzione da parte anche dei medici agli aspetti che riguardano appunto la voce, l'ascolto, riguardano il ricordo. E, per esempio, accade che la nostalgia viene studiata nel primo Ottocento non più dai medici militari, ma dai medici coloniali. Nei trattati di medicina coloniale compare la voce nostalgia, che prima era una voce tipica propria dei trattati di medicina militare. C'è anche un medico militare italiano del Settecento, Ramazzini, modenese, che dedica alla nostalgia delle pagine del suo trattato di medicina militare. Dopo, nostalgia diventa una voce del trattato di medicina coloniale, perché sono le colonie, i viaggi nelle colonie, mesi che si passano lontani dalla propria città d'origine, e i casi di nostalgia si diffondono, e dunque, ma allo stesso tempo, nel primo Ottocento, la nostalgia subisce un cambiamento, cioè da malattia, diciamo, conclamata e diffusa, in queste dislocazioni diventa un sentimento, ed è interessante vedere come accade questo. Accade con l'esilio, accade quando nel primo Ottocento ci sono a Zurigo, a Parigi, a Londra, molti giovani di vari paesi autoritari, paesi no, con dittature o con sistemi polizieschi, che fuggono e si trovano in queste città. Li comunicano fra di loro, creano giornali, riviste, si incontrano fra di loro, scrivono lettere, cioè passano al linguaggio. La nostalgia non è più il sentimento di un tempo a cui non posso più tornare, di un luogo a cui non posso tornare, che diventa ossessivo, ma la nostalgia è un sentimento che si muove verso la parola, verso il linguaggio, cerca il linguaggio. Ecco che appunto si cerca quell'equilibrio, no? Che dicevi, quell'equilibrio che fa sfuggire, diciamo, alla lentezza, e anche si trattiene dalla velocità, per cercare nella parola, nel tempo della parola, un nuovo tempo, che è il tempo in qualche modo della cura. Inconsapevolmente, no, la parola diventa la cura della nostalgia, e il raccontare il proprio luogo, l'origine, il passato, le amicizie abbandonate, la casa da cui si è lontani, significa reagire a questa ossessione dell'impossibile ritorno, no? Del nostos impossibile, reagire all'algos per un nostos impossibile. E quindi la nostalgia in questo senso ha a che fare con la lontananza, e con la lontananza come sorgente
di un pensiero e di un rappresentare. E la, se guardiamo bene, la poesia, ma non solo, anche la narrativa, la letteratura è una messa in scena costante della lontananza, di quello che non c'è come tempo, di quello che non c'è come luogo. E questa lontananza che prende forma, prende figura, prende rappresentazione, prende racconto. Ecco la recherche. Proust troverà questa parola recherche, no? E scriverà questa grande, questo grande ciclo, no? Di narrazione della recherche, del tempo perduto. Ma la recherche, cosa accade nella recherche? Quel tempo perduto ricompare, come dirà lo stesso Proust nell'ultimo libro della recherche, Nel tempo ritrovato, ricompare come frammenti di tempo allo stato puro, cioè come se si staccasse da quel tempo che più non c'è, qualcosa che è rimasto nella coscienza e che appare per un istante, sollecitato, richiamato da un gesto, da una lama di luce, dallo scricchiolio di un mobile, dal sapore, da un sapore, da un movimento del piede contro un acciottolato della strada. Basta un minimo avvertimento sensoriale che quel tempo torna, ma torna con un suo frammento allo stato puro, e questo crea una condizione che per Proust è riconosciuta come condizione di gioia, parla proprio una sensazione che diventa di gioia interiore, cioè percepire che quel tempo non c'è più, ma è possibile riviverlo e dilatarlo, anzi quel tempo diventa l'occasione, Proust parla addirittura di un'occasione perché la realtà che è intorno possa apparire nella sua anima, cioè quello che in genere non vediamo nelle cose, in quello che ci circonda, attraverso questo movimento di un tempo che non c'è più e che torna con un'immagine separata ma molto forte e potente, quella realtà ci appare in modo diverso, riusciamo, dice Proust, a sentire l'anima delle cose. In questo senso è importante la recherche di tempo perduto. È importante perché mi riporta a un intendimento di quello che è intorno a me, che è un intendimento diverso, mentre quotidianamente le cose mi appaiono nella loro polvere, lontane, nascoste, non riesco a leggerne l'anima. No? E lì Proust, la leggenda bretone, no? Che diceva che alle volte passando vicino a una cosa risvegliamo col pensiero l'anima di questa cosa. Ecco, mi fermerei qui e per riprendere eventualmente, se c'è tempo dopo, qualche osservazione ancora proprio sul rapporto tra nostalgia e poesia, come si configura per esempio nella poesia del Novecento, per fare qualche esempio proprio tra quelli più noti che voi potete riconoscere per i poeti più noti, più letti del Novecento italiano, per esempio. Ma si potrebbe parlare ovviamente anche per altri poeti, perché per esempio finisco questo breve excursus, è Baudelaire che a un certo punto parla di nostalgie, usa la parola nostalgie da un pays con ignore, nostalgia di un paese che non si conosce, che si ignora. C'è sposta già la nostalgia, e siamo alla metà dell'Ottocento, no? Siamo 1857-58, nostalgia di un paese che non si conosce. Cioè, la nostalgia è anche nostalgia di qualcosa che non si è conosciuto mai, nostalgia di una anteriorità o di una lieu, di un altrove che non si conosce, e quindi il desiderio di ritorno a qualcosa di cui non si ha esperienza visiva, sensoriale, diretta, ma è come se restasse dentro di noi e che da qualche parte del nostro animo avessimo quella percezione di una anteriorità vissuta, di un altrove vissuto, e questo creasse la nostalgia di un ritorno, sapendo che questo ritorno è impossibile, ma intanto il poeta accoglie questa nostalgia di qualcosa che si ignora, di un paese che non si conosce, e finisce alle volte con descrivere questo paese che non si conosce. E vediamo l'invitation au voyage di Baudelaire, bellissimo, bellissima poesia, no? L'invito al viaggio e la poesia dell'altrove, e di un altrove che non si conosce, no? Mon enfant, ma soeur, no? E il poeta che si rivolge a questo personaggio, questa donna, e immagina questo paese, no? Songe à la douceur, no? D'aller ensemble vivre ailleurs.
parlando di, stavo pensando appunto di nuovo una modalità che a me interessa, che è proprio il porre insieme un approccio psicanalitico junghiano con queste analisi della cultura, delle tendenze. Se la dissertazione di Kopfhofer è del 1688, è interessantissima, è molto bello come in questo libro poi viene descritto come si arriva a questo immenso compito della nostra modernità, o anzi postmodernità, no? di fare tesoro, di creare non solo gli scrigni per custodire i valori economici come oggi, ma è per custodire questi valori culturali che tendono ad andare perduti e che loro sì causano degli enormi squilibri nella nostra vita, non l'assenza di altre condizioni materiali, ma l'assenza di un contenitore culturale che accoglie anche questa, che è non una sovrastruttura, ma un'esigenza primaria della psiche, dell'animo umano di qualunque epoca, no? E probabilmente mi chiedevo, leggendo questa bellissima galoppata e sentendo di fare un riassunto, se questo alla fine del Settecento e il successo poi, no? la tendenza di studi che questo giovane inconsapevolmente, brillantemente inaugura, non sono già con molto anticipo certamente un presentimento, un'apertura verso la modernità, ma in particolare verso il romanticismo, per il quale sono contenuti essenziali, no? Un passaggio per esempio dall'illuminismo, perché poi qua siamo nella medicina, quindi, e si materializza, no? E si dice sì, ma potrebbe esserci l'umore nero piuttosto che l'umore cosa, quindi andiamo analizzare il sangue di questo per vedere, o facciamogli l'autopsia per vedere se aveva nostalgia. C'è un'autopsia di ragazzi. Sì. Ecco, per vedere, come se dalla autopsia noi potessimo vedere quello che probabilmente è stato il rapporto col paese, con la mamma che teneva in braccio, eccetera, cose un po' più complesse e impossibili da ricostruire anatomicamente. No? Però c'è qualcosa di affascinante e che certamente ha a che vedere con l'apertura in questa direzione, e mi chiedevo, e ti chiedevo anche se per capire davvero i luoghi che si visitano o si rivisitano, non bisogna comunque essere coscienti di questa nostalgia primaria che c'è in tutti, indipendentemente dallo spostamento in un luogo o nell'altro, perché io mi sono accorto di averlo, per esempio avendo vissuto anche piuttosto lontano la casa, tra l'altro proprio la Svizzera tedesca, e poi in America, così, in realtà che c'entrava poco col ritorno, eccetera, e ovviamente di aver accettato questa, grosso modo, ipotesi psicanalitica, alla quale anche si rifai, che è un bisogno di tornare più o meno frequenti a seconda dei soggetti, di recuperare certe sicurezze primarie, la braccia della mamma, eccetera, eccetera. La psicanalisi direbbe anche certi oggetti interni di allora e quindi per definizione irrecuperabili. Ma chi è un po' più cosciente forse lo fa intenzionalmente e sa che comunque si confronterà con un falso e deve accettare tutto questo, e nonostante questo però accettare la sfida e esplorare, no? Come apertura verso di un grande, verso il romanticismo, prendiamo il solito Goethe, e la tendenza in generale dal nord di fare questi viaggi nel sud classico, ma in particolare il viaggio in Italia di Goethe, ma è interessante come metta tutto insieme, consapevolmente mitizzando, perché mette in epigrafe, in esergo, ego in Arcadia, ma lui andava in Italia, mica in Arcadia, e era piuttosto colto perché la sapeva la differenza, no? Quindi, e l'Arcadia, la falsificazione dell'Arcadia, che però era un contenitore che ha prodotto, no, l'Accademia
di quei tempi, quindi una certa consapevolezza e intenzionalità permette non di rispondere al problema, ma probabilmente almeno di crearne gli spazi, se no uno si allarga in tutte le direzioni e il povero valligiano svizzero di quelle epoche non era invece difeso abbastanza, no? E andava incontro a quella che un tempo la psichiatria chiamava la perdita dell'anima vera e propria, e constatava soprattutto nelle cosiddette popolazioni primitive. No? Sì. Adesso, siccome ho appena fatto questo libro sulle fotografie, ricordavo che i primi cosiddetti selvaggi, che non avevano mai visto la macchina fotografica, avevano il panico perché gli era stata tolta l'anima, no? Con l'immagine, così. Ma semplicemente abbiamo letto tutti, credo, dei primi viaggi di Colombo, di altri esploratori che portavano poi in Europa in dono al re alcuni dei selvaggi, e molti di questi si lasciavano poi andare in questa passività, in questa cachessia, in questa anoressia culturale, animica o addirittura materiale, perché si lasciavano morire di fame, no? C'è una perdita dell'anima legata a una cosa che ho ricostruito un po' in quel libretto sulla psiche, come, diciamo, le nostre proiezioni, quella che è la psicanalisi, scusatemi il termine un po' tecnico, ma tutti lo conosciamo, no? Ricostruisce quello che è, diciamo, la psiche all'origine, quando c'è poco io nella cosiddetta mentalità primitiva, che poi non è politicamente corretto, il tedesco dice meglio popoli della natura, no? Natura è più rispettosa. Comunque, diciamo, essendo tutto proiettato, essendoci poco io, c'è lo stato di animismo, cioè la mia anima, la mia psiche dipende molto da questo, per cui il cosiddetto selvaggio, se tagliano l'albero, soffre, ma non fa finta di soffrire, soffre veramente, perché è abituato a una vita psichica diffusa, quindi non c'è dei comandamenti che impongano la solidarietà del gruppo, perché la sua psiche, no, è condivisa con gli altri nella piccola tribù, ma anche con la natura, cioè qualcosa che poi tra l'altro con l'ambientalismo di oggi cerchiamo di recuperare, no? Questo rispetto istintivo, e quindi questa perdita della questa, caduta psichica è tanto più forte quanto più si è in uno stato ancora vicino all'animismo. Man mano che ci avviciniamo all'uomo di oggi, che è molto smaliziato, molto materializzato, lui sa che con due click può comprare anche un volo low cost, andare lontanissimo, eccetera, e sa che cambia poco in realtà. si vede su un aeroplano e sbarca in Australia, però la sua anima è quella, non sa istintivamente, probabilmente ha letto anche qualcosa di psicanalisi, e sa che non recupererà la sicurezza dell'infanzia né andando nel luogo primitivo sognato e neppure tornando al luogo della patria. Quindi ci vuole prima di tutto una certa consapevolezza e soprattutto una creatività di diverso tipo, perché simbolicamente, almeno nel momento della creatività, ma non solo della creatività, anche ovviamente il compositore quando crea una musica, ma anche lo strumentista quando poi la esegue, quindi c'è una, in un certo senso è vero, c'è un recupero di questo dominio della psiche sul tempo, anche se il corpo invece non lo domina e invecchia e muore, ma la psiche in un certo modo può tornare a vivere, a rivivere, no? Naturalmente con la riesecuzione continua di un certo pezzo musicale o con la rilettura di una certa poesia, possibilmente ad alta voce, no? per rientrare proprio nel cosiddetto stato del primitivo o del preomero, per stare alle nostre latitudini, c'è qualcosa, per quanto tempo non lo sappiamo, però c'è anche uno smagamento dell'uomo, una quasi di dire, ma mi sono sostituito agli dèi, perché erano gli dèi che potevano
raggiungere la pienezza, la felicità, e io in parte riesco a recuperarla, no? Rientrando in certi sentimenti. Ci vuole però molta consapevolezza e molta forza di volontà per eseguire questo. Tutto questo è possibile, mi permettevo anche, avevo detto, il libro l'ho letto e con gusto, c'era solo una piccola cosa dove dicevi si può persino concepire, proprio per dire che la nostalgia c'è sempre, il caso mostruoso di un ebreo preso dalla nostalgia di Vienna, ma io in un certo senso sono quasi specializzato, un grande amatore degli ebrei austriaci come Zweig, per esempio, e il suo grande testo, no, di Weltvorgestern, del mondo di ieri, è un inno a quel mondo, e lui in un certo e lo scrive, tra l'altro pubblicato postumo, e si uccide perché non può, naturalmente è consapevole, no? Dice io per tre motivi non posso recuperare quel mondo, come austriaco perché il mio paese non esiste più, è stato incorporato dopo l'Auschwitz, è solo il Reich militarista, come ebreo perché gli è stato vietato di dirmi cittadino, anche se sono un cittadino in ogni senso di quel paese, no? E quindi c'è cioè, e come naturalmente scrittore, perché mi è stato nella mia lingua non posso più essere pubblicato, no? E quindi una negazione totale, e lui era a Capri, perché vive da Petropolis, che è questa colonia, tra l'altro molto finita, intellettuale, in Brasile, e c'è questo film bellissimo sulla tua morte, perché in Italia non è venuto, no? Sul suicidio di Zweig, che è stato fatto da arte, canale così, ma che si può recuperare, molto bello, perché mostra questo dilemma. Comunque diciamo il testo di Zweig, poi quelli di Werf e di Rotto, così sono una che sì, praticamente si uccide con l'altro perché non può più essere pubblicato. Ecco, quindi lì è addirittura si esprime nel fatto che uno ha ancora una grande capacità di esprimersi, però in una lingua in cui, no? E quello è il luogo perso comunque, no? Sì, perché la lingua, è vero che alcuni scrittori, poeti in esilio dicono o con me la mia lingua, che è la mia patria in qualche modo, quindi la lingua, la propria lingua la portano con sé, e c'è questa radice da cui non si separano, però vivono anche spesso il contrasto, come in questi casi, il contrasto da questa appartenenza alla lingua, questo possedere ancora una lingua e non possedere nient'altro attorno, no? E neppure quel sé di cui sono stati spogliati via via, quel sé che non sé di cultura, di storia, eccetera. E appunto a un certo punto facevo un cenno al romantico, no? alla cultura romantica, e vorrei proprio brevemente dire che in effetti è lì, in quella fase, siamo tra fine 700 e primo 800 in Europa, che questo grande tema dell'origine viene affrontato in linguaggi diversi, sul piano filosofico, sul piano linguistico anche, pensiamo al culto dell'indo-europeo, alla ricerca dell'indo-europeo, quindi sul piano anche glottologico, sul piano della rappresentazione letteraria, nella narrazione, nella poesia, eccetera. Però cosa accade lì? Accade qualcosa che dà alla nostalgia una relazione con ciò che non c'è, col prima, con l'anteriore, con l'origine, è una relazione capace di essere produttiva di immagini, sorgente di linguaggio e di conoscenza. E perché, per esempio, non so, faccio un esempio, Keats, giovane romantico, un esempio classico, no, del giovane poeta romantico, John Keats, ode a l'urna greca, c'è l'arte antica, c'è l'urna greca, c'è quel tempo che non c'è più, però quel musico rappresentato lì sull'urna continua ancora a suonare la sua melodia,
perché io sono davanti a qualcosa che è esistito ma che è ancora davanti a me, cioè c'è l'arte che mi permette ancora di cogliere. E quindi poi c'è la scrittura poetica. E così Leopardi che parla della favola antica, no? Alla primavera delle favole antiche, e Leopardi ha dietro Vico che parlava di favola, ovvero favilla, cioè la favola, favilla e favella, no? Vico diceva la favola antica, la favola, il senso dell'origine, il prima, quella che per lui era la lingua degli dei, poi la lingua degli eroi, la lingua degli uomini, tutto questo non c'è più, però ha lasciato, c'è una favilla che è la lingua, e la lingua permette di continuare a conoscere le cose e a conoscere per via fantastica il mondo. E quindi si entra in civiltà attraverso questo lascito, no? Questa eredità di un prima. E il romantico è colui che fa dell'anteriorità, del mito, del prima, della ricerca della Grecia, Hölderlin e la Grecia, no? E il viaggio in Grecia, il mito del viaggio in Grecia e in Italia, appunto, no? Ricordavi Goethe. Il viaggio di Goethe è un viaggio esemplare in tutti i suoi movimenti e rappresenta il viaggio verso l'origine, verso infatti, ma quello di Byron, Chandaro di Byron, no? Il quarto libro dedicato alle rovine di Roma, le rovine, il tema delle rovine. Ora, tutta questa ricerca però è qualcosa che porta diventa sorgente di una conoscenza. Non è la ricerca di qualcosa di perduto che diventa origine, che assedia l'anima, assedia i pensieri e l'impossibilità del ritorno diventa talmente ossessiva che non c'è più linguaggio. È proprio il linguaggio che salva, diciamo, che porta questo senso dell'origine. Altra la nostalgia invece ideologica, la nostalgia che diventa ideologia di qualcosa che non c'è più e che si vuole restaurare. L'aggettivo nostalgico è stato un suo giro linguistico in Europa attraverso il fascismo italiano, perché era chiamato nostalgico chi era nostalgico del regime dopo la caduta del regime, per parlare della sorte delle parole. Ma lì si trattava si tratta purtroppo qualche volta ancora di una nostalgia assolutamente sradicata dal linguaggio, sradicata dal sentire, e un fatto inerte, esteriore, ideologico, cioè che produce violenza. Questo può produrre violenza, perché non passa attraverso il sentire e non si trasforma in linguaggio, in rappresentazione, ma resta pura rappresentazione di qualcosa che non c'è e che si vorrebbe restaurare. No. Ora, l'idea del restaurare ciò che non esiste, che non c'è più, è un'idea che di per sé, quando viene portata in termini temporali, può creare violenza. E, ecco, proprio per concludere, poi forse ci conviene passare la parola, sarebbe bello avere qualche domanda dal pubblico. Direi che la nostalgia nella poesia viene rimodulata per ogni poeta in modo diverso, ed è interessante vedere come un poeta si mostra il suo linguaggio, la sua ricerca poetica davanti al tempo che non c'è. E c'è in questo senso, mi viene sempre in mente una, quando parlo di queste cose, una frase del Mojaves, il quale ho avuto il piacere di conoscere, frequentare e tradurre in italiano. E Mojaves, quando ha fatto una conferenza in Germania per ricordare Paul Celan, il suo amico Celan, un grande poeta appunto che portava in sé il tragico, no, di Auschwitz, nella sua poesia porta la ferita, linguisticamente anche, Javesse usa questa espressione, pensare contro l'oblio, la poesia, due punti, pensare contro l'oblio. E cioè c'è questo pensiero che riesce a fare d'argine all'oblio e che riesce a staccare dall'oblio un tempo e rappresentare quel tempo che l'oblio vorrebbe chiudere dentro l'inappartenenza, dentro una lontananza estrema.
Ecco, e in questo senso lo possiamo vedere, i poeti, anche i poeti che più frequentiamo, ciascuno ha un rapporto particolare col tempo, no? E se vediamo in Ungaretti, per esempio, la poesia in Porto Sepolto, e le immagini che arrivano da lontano, da prima, sono immagini che usa la parola anche nostalgia, la poesia dei fiumi, no? Ungaretti, sono immagini queste che arrivano nella guerra, arrivano sul Carso, arrivano come esorcismo della guerra, come altro tempo, il tempo che porta un'umanità che non c'è, perché c'è l'aspettatezza, la guerra è l'aspettatezza, il toglimento della pietà, no? E invece la parola poetica restituisce la possibilità dell'umano, ecco un modo, no, di usare la parola nostalgia e le immagini di ciò che non c'è. E così via via possiamo vedere in montare invece quelle immagini che tornano, i nostri di secchia, no? Torna molto il passato, immagini del passato, tornano in modo nitido ma come inappartenenti, per montare è già stato, che si presenta come proprio un già stato che proprio è già passato, no? Si deforma il passato e si fa vecchio, appartiene ad un altro, diciamo, tale. Si deforma il passato e si fa vecchio, non cicola la carugola del pozzo, il passato appartiene ad un altro, quindi c'è questo senso della inappartenenza, però una rappresentazione poetica nitida di quello che è stato. E io sono davanti a quello che è stato come colui che è davanti a quello che è stato. Mentre in un poeta come Caproni, quello che è stato, no, la sua giovinezza, la giovinezza persino di sua madre, immaginate giovane, Annina, no, e tutto ciò che è stato appare via via nella poesia di Caproni come qualcosa che ha lasciato una traccia, una mancanza che lascia una traccia. Queste tracce diventano poesia, queste tracce sono il fiorire di questa mancanza, le rime di questa mancanza, quindi la gioia anche, no, il sorriso di questa mancanza. Mentre, e concluderei con un poeta come Mario Luzzi, per il quale il tempo è veramente agostinianamente tutto, no? Giù dagli alberi cade tempo, dice un verso di Luzzi. Per Luzzi il tempo è annuncio, attesa, promessa, salvezza, ricordo, no? Bruciata la materia del ricordo, ma non il ricordo. Per Luzzi, la cui poesia è veramente intessuta di tempo, e questo rapporto col già stato si mostra come un rapporto con la vita in quanto tale, quella che lui chiama vita soltanto, cioè tutto quello che è stato riappare, ma riappare perché ci appartiene in quanto noi siamo dentro la vita, e la vita non solo nostra, ma la vita è quella che lui chiama il grande codice, la vita della natura. Ecco, allora mi fermerei qui e adesso vediamo se c'è...